Benvenuti in questo nuovo video. Ciao. Ciao. So che ho fatto un sondaggio dove vi chiedevo dove preferivate vedere questo video, se in cameretta o con i fondali colorati, e per cameretta intendevo la cameretta con il computer e minerali. In realtà mi ritrovo con uno sfondo brutto, cioè il mio letto e l'armadio. Perdonatemi, ma c'è una luce naturale bellissima, infatti sto tipo strizzando gli occhi. Che idea che mi è venuta però, eh. In questo momento il sole ha deciso, e proprio in questo momento, di spararmi i suoi bellissimi e calorosissimi raggi solari in faccia, quindi, ma ce la farò. Sono qui apposta per farvi vedere i miei preferiti, quindi direi di iniziare subito, perché questo è il video dei preferiti del periodo, da come avete letto dal titolo, sicuramente da come avrete intuito. Partendo dal make up, abbiamo delle novità bellissime, ossia ci sono questi tre prodotti. Mi inizio dai prodotti NYX, che sono quelli che sto utilizzando maggiormente, perché appunto sono tutte nuove uscite, quindi con la scusa del test le sto utilizzando. Sono questo, che è il Duo Chromatic della tonalità 04 Snow Rose, bellissimo perché è un bianco con dei sottotoni rosati, azzurrini, stupendo, bellissimo veramente. Infatti quello che indosso ora, non so quanto possiate vederlo, però è questo. E poi, che ha una scrivenza tra l'altro pazzesca, quindi ve lo straconsiglio di andarlo a swatchare negli store. Poi c'è lui, sempre di NYX, che è il Total Control. Questo qua è quello che ho finito, della tonalità 02, neanche la più chiara, cioè rendiamoci conto, ed è perfetto per la mia carnagione. Adesso sto provando lo 03 e mi piace molto, perché anche questo devo dire che ha un sottotono molto simile al mio incarnato, però è un po' diverso dal resto del corpo. Infatti non so se si nota adesso, perché ho la luce sparata in faccia e non si nota tanto, però è leggermente diverso, infatti lo indosso proprio oggi. Come ultimo prodotto make up ho voluto inserire questa, che è la setting powder di Kat Von D, la Lockit setting powder, scusatemi. Mi piace perché in questa zona è perfetta proprio per il becky. Che R moscia mi è uscita? Proprio per il backing. Vabbè, è perfetta per il backing, perché non va ad appesantire troppo la zona occhi, non me la va neanche a seccare, dato che io soffro purtroppo di pelle secca, quindi non è neanche troppo secca. Mi piace tantissimo da quando l'ho ricevuta. Sto continuando a utilizzare questa con la spugnettina di NYX, quindi è veramente un bel combo. Come skincare, qua apro una mega parentesi, perché ho sempre utilizzato e sto ogni tanto utilizzando, diciamo, i prodotti Heisenberg che vi avevo fatto vedere nel vecchio preferiti, quindi se vi siete perse quel preferiti andatelo a guardare assolutissimamente. Mi hanno aiutato tantissimo, tra l'altro insieme appunto all'integratore che sto prendendo per il fattore acne che avevo, mi hanno aiutato davvero tanto. Però non sto stressando troppo la pelle con prodotti di skincare 800 cose insieme. Infatti, quando sono molto in quel mood lazy day, I'm too lazy, sto usando questo qui, che è lo struccante micellare di Sephora. È un cleansing gel micellare. Yuzu, non so perché c'è scritto Yuzu, ma sarà tipo il nome, è un limone gigante ed è buonissimo, sembra uno di quei cosi per le mani, igienizzanti mani. Mi piace un sacco perché è proprio struccante, non mi brucia neanche gli occhi, perché lo utilizzo proprio sugli occhi. Provato. Volevo infilare nella skincare bar profumo, perché lascia un profumo pazzesco e non avete neanche bisogno di altri profumi. Questo, che grazie all'assisti, grazie all'assistiana, siamo andate al Cosmoprof insieme a NYX, appunto grazie a NYX, e poi ci siamo girati un po' di stand. Ed è stata così carina che appunto ci ha consigliato a me e alla SB, ciao, ci ha consigliato questa saponetta qua, della Dolce Vivere, della Nesti Dante di Firenze. Questa nella profumazione Portofino, molto molto buona, un profumo pazzesco, la saponetta poi è gigante. E lava veramente bene, cioè io non mi sono mai lavata con le saponette, mi sono sempre lavata con i bagnoschiuma o comunque i balsami corpo, quelle cose lì, no? Però con le saponette mai, e non saponette così belle corpose, quindi veramente top, grazie per avermela fatta scoprire, mi piace tantissimo. E guarda come sono brava, la rinfilo ogni volta nella confezione, aspetto che si asciuga e poi la rimetto qua per non rovinarla. La inserisco anche nei profumi perché dovete provarla. Capelli, grazie Cosmoprof, grazie NYX, grazie Biolage, ci hanno regalato questi prodotti, anzi questi tre prodotti, che sono prodotti per capelli, appunto. Potete lavarci anche la barba, se avete la barba, o che ne so, qualsiasi cosa con un pelo. Questi qua sono i Biolage Raw.
Sono degli shampoo e balsami e olio per capelli. Questi qua in particolare che ci hanno regalato, almeno credo che hanno regalato le stesse tonalità, profumazioni a tutti, tonalità, le stesse profumazioni a tutti, sono quelle con le bacche di goji, yucca, molto molto buoni. Mi piacciono un sacco perché puliscono tantissimo il capello, lo lasciano super pulito. Sapete quando proprio usate la saponetta e la pelle, cioè il dito fa attrito contro la pelle, ecco, il dito fa attrito contro i capelli, cioè sentite proprio che fa così, tipo porta senza olio, sui capelli, perché li sento proprio puliti, mi piacciono un sacco poi le profumazioni. Il balsamo, la cosa figa di sto balsamo inoltre è che quando lo andate ad utilizzare, sciacquare il capello rimane come se ci fosse ancora su del balsamo, crea questa patina di morbidezza che rimane, non è come il balsamo di shampoo magari da supermercato che vi fanno quell'effetto morbido al momento e poi ciao, cioè è stato bello vederti, incontrarti, no. Questo invece mi piace un po' meno perché è quello che sto utilizzando comunque, un olio all'olio di oliva, molto buono, però ingrassa, cioè ingrassa, fa appunto questa patina oleosa al capello, quindi va spruzzato veramente poco, poco prodotto, perché io lo spruzzo, oh mio Dio, c'è una mega vespa! Io vorrei tanto girare video col sole, la natura è bellissimo, wow. Poi arrivano insetti e cimici e ragni e cose. Mi piace un po' meno, però lo sto utilizzando e gli sto dando una chance. Vediamo, i miei capelli sono già molto più morbidi e molto più idratati del solito. Bevanda, come bevanda mi piace moltissimo l'acqua. Cioè nel senso l'acqua è proprio una di quelle cose che mi depura, mi fa sentire bene. Mi sento proprio la pelle che si rigenera, non mi sento mai le labbra asciutte quando bevo l'acqua, cioè mi fa proprio bene, poi ha un sapore di acqua che, oh mio Dio. Diciamo che sto bevendo sempre il mio solito caffè americano con il latte di soia, ultimamente ci sto aggiungendo la dolce neve, quella della Cameo, boh non mi ricordo se è della Cameo, comunque la montate con un po' di latte, viene sta schiumetta buonissima, tipo float del bubble tea. Se vi siete persi i New York vlog, andateli a vedere assolutamente, vi linko nell'info box, c'è il mio canale Fairland, qua vi metto, qua nelle schede insomma, i video, andateli assolutamente a guardare perché li ho caricati, ah, ce l'ho fatta! E c'è appunto un momento in cui vado a prendere il bubble tea con questo float. Vi prego, aprite un bubble tea qua, gallarate, vi prego, vi prego! E in più appunto mi sono fissata con le breakfast bowl che aggiungo nelle bevande perché appunto è una bevanda che però si addensa e diventa budinosa, quindi può essere utilizzata anche, perché no, per fare le breakfast bowl. Sto parlando del body shape, sto parlando di lui, lo so che oramai ne avrete veramente le orecchie piene di questo prodotto di Natural Mojo, ma vi assicuro sono dei prodotti favolosi, dovete assolutamente provarli prima di parlare, di dire io ho perso 5 kg da quando li utilizzo, non faccio attività fisica se non camminare, cioè questa è la mia unica attività fisica, camminare tanto, mi si è proprio accelerato il metabolismo con questi. Questi appunto potete associarli ad una buona attività fisica e sana attività fisica, ma se non fate attività fisica e volete provarli almeno fate una dieta che sia senza troppe calorie e carboidrati, quindi dovete darci comunque un occhio, non è che potete prenderli e poi sfondarvi di merendine e basta, cioè comunque dovete mangiare sano, frutta, verdura, cercare di stare un attimo un attimo buoni col cibo. Questo è il Body Shape Fit Chocolate che utilizzo da sempre, questo non l'ho mai smesso, lo alterno col Fit Vanilla o il Fit Berry, che sono sempre dei body shape, quindi possono sostituire un pasto o due e lo potete prendere ogni giorno e già dopo 28 giorni vi assicuro vedete la differenza, perché non lo dico tanto per questi prodotti, li uso io, quindi con totale sincerità vi dico che a me hanno funzionato, altrimenti non sarei qui a parlarvene e a continuare a parlarvene proprio perché li utilizzo io stessa, quindi sono la prova umana vivente. E ci associo appunto la mattina il Pure Detox, che questa è un'altra linea, si chiama Daily Greens, e questi invece li bevete con un cucchiaio in un bicchiere d'acqua. Questo qua in particolare vi detossifica e questo lo sto utilizzando da più di un mese e anche questo è favoloso, veramente sento proprio il corpo super depurato, mi piace un sacco il sapore perché sa un po' di limone e un po' di proprio di verdura, sa proprio di sano ed è buonissimo, e questo lo prendo la mattina, quindi questo combo è il combo perfetto che ho utilizzato in quest'ultimo periodo. Vi lascio il mio codice sconto qui che è Gloria20, che è valido sempre, potete utilizzarlo per avere il 20% di sconto. Poi ovviamente Natural Mojo ogni tanto fa questi sconti anche del 25%, quindi dateli sempre un occhio, seguiteli magari su Instagram perché mettono sempre delle stories o dei post dove avvisano quando ci sono gli sconti su tutti i prodotti. Ci tenevo a parlarvene perché in tanti ogni volta mi chiedete, Gloria cosa ne pensi, ci parli più dettagliatamente come possiamo usarli, fatemi sapere, seguitemi anche
qui su Instagram, se volete sapere come li preparo, ogni tanto metto le stories, quindi mi raccomando, vi aspetto. Come accessori e fashion vi menziono queste che sono le mie Beat Wireless, Beat Solo 3 Wireless, sì, mi pare si chiamino così. Comunque sono quelle rose gold bellissime che ho preso a New York. Infatti la pochettina è stupenda, poi c'è anche questo moschettone che la potete attaccare all'interno della vostra borsa per non perderle. Io a New York le avevo attaccate fuori dallo zainetto e mi fa non ti conviene tenerle lì perché sono veramente spettacolari. Le utilizzo praticamente sempre quando cammino, quando vado a camminare, quando vado in centro, quando vado a Milano, quando faccio i miei giri, oramai sempre solo queste. Sono anche comode perché potete parlare al telefono e essendo wireless e bluetooth non c'è neanche bisogno del filo, quindi non siete legati da sto filo che vi si attorciglia intorno, veramente molto, cioè sono veramente molto comode. E come fashion vi volevo menzionare questa, che è una felpa che ho preso sempre a New York da Urban Outfitters ed è una felpa della marca Psychedelic Palm Reading. Dietro è fatta così e mi piaceva un sacco il colore, che non avevo felpe di questo colore. Poi è molto grande, quindi mi piacciono anche queste oversize. La stampa poi è bellissima e davanti invece è semplice con questo logo, il logo della maglietta, della felpa, molto molto bella. E l'abbino sempre con questo cappello. Infatti l'altro accessorio fashion è lui, che è il cappello Adidas preso, oddio, questo l'ho preso a Los Angeles. Pam pam pam. Film, anche qui film ne ho visti tipo 4 o 5, però non mi ricordo i titoli e io ho il brutto vizio di non segnarmeli mai. Ogni volta dico ah sì, li segno e poi non li segno. Direi che ci infilo dei telefilm che sono This Is Us, assolutamente. Ah, poi ho iniziato un nuovo telefilm che si chiama Younger e le prime puntate non mi sono piaciute tanto, infatti sono rimasta un po' delusa perché l'ho guardato tanto per inizialmente, mi sono detta vabbè proviamo a guardarlo. Non ho più niente da vedere perché Fox fa le mega pause dove non vedo, non ci sono più i miei programmi. È iniziato malissimo, non mi piaceva. Poi, adesso mi sta iniziando a prendere, l'ho fatto vedere anche a mia cognata Angela. Effettivamente mi fa, sto diventando interessante. Quindi sì, sto guardando Younger. Fatemi sapere se la state guardando, se vi piace. Come canzoni, qui ho la mia playlist di Spotify che mi potete seguire, però non so come mai hanno problemi le persone, cioè tipo su Instagram io ho detto oh seguite la mia playlist, però mi avete scritto in direct Gloria non riesco a trovarla oppure non mi fa il coso di seguire. Quindi facciamo una roba pratica, nell'info box c'è il link che porta alla mia playlist che si chiama Fair Faves, hashtag Fair Faves, dove potete appunto seguire la playlist e lì l'aggiorno sempre perché metto tutte le canzoni del momento. Ci sono i 21 Pilots che sono sempre quelli che ascolto, ci sono un po' di canzoni vecchie tipo Boom Boom Pow dei Black Eyed Peas, oppure ci sono tipo canzoni nuove, ci sono veramente dei mix assurdi di generi diversi, che però sono le mie canzoni, le mie preferite del periodo, quindi vi invito a seguirmi lì se volete sapere anche le canzoni che utilizzo nei video stessi magari come intro, perché la maggior parte delle volte mi faccio ispirare dalla mia playlist. Questo è quanto, io spero che veramente questi preferiti vi siano piaciuti. Il sole se ne sta andando via, sto video sta diventando tipo buio come la notte, non so perché mi sto agitando come una medusa. Cuba medusa! Ci vediamo al prossimo video, fatemi un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Farò di più la scema perché mi trovo bene, sto bene, quindi io vi mando un grosso bacio, sorridete sempre. Sorrido sempre, ciao! Sorrido sempre, ciao! But you're not in love no more. Did it frighten you?